Abbiamo poco tempo a disposizione, quindi niente domande e segui alla lettera le mie istruzioni. Prendi il visore che ti è stato consegnato, aprilo, inserisci il tuo cellulare in questo alloggiamento, chiudi e ci vediamo in Matrix tra 5, 4, 3, 2, 1. Sono qui, da questa parte. Eccoti. Benvenuto nel mondo delle idee. Oggi comincio con una brutta notizia, nel senso che si è rotto il tempo. Si è rotto il tempo nel senso che si è rotta la mia clessidra, quella con cui ho fatto tutti i video, quella che hai visto protagonista di tutti i video. Ecco, l'idea che si rompa il tempo nel mondo delle idee, in cui non c'è tempo e non c'è spazio, l'ho trovato quasi romantico. Ciononostante, oggi andrò a Portobello Road, qui dietro, per acquistare un'altra clessidra. Oggi ti voglio parlare di una tecnica di programmazione neurolinguistica che ti permetterà di ottenere due risultati. Il primo risultato è quello di star antipatico, interrompere la comunicazione con qualcuno e tagliar corto nella comunicazione. La stessa tecnica ti permetterà di ottenere un altro risultato, stare incredibilmente simpatico, riuscire ad avere ragione nelle discussioni, riuscire a sedurre, dal latino seducere, quindi condurre a sé, gestire le obiezioni e in definitiva avere sempre ragione nelle discussioni. Ora, so qual è la tua domanda perché riesco a leggere nel pensiero. La tua domanda in questo momento è: per quale motivo uno dovrebbe voler imparare una tecnica per stare antipatico, per interrompere la comunicazione, per star sulle scatole al proprio interlocutore? Molto semplice. Ti è mai capitato di parlare con una persona e desiderare di punto in bianco di terminare quel dialogo perché non ti interessava l'argomento? Ti è mai capitato di trovarti al telefono con un operatore che voleva venderti qualcosa o stare di fronte ad un venditore che in qualche modo ti stava vendendo qualcosa che non era il tuo interesse? Benissimo, in quei casi avere una tecnica per stare antipatico, mettere in avversione e in definitiva terminare la comunicazione può essere molto utile. Parimenti, la stessa tecnica può essere utilizzata per stringere una relazione con un cliente, riuscire a interessarlo, riuscire a condurlo nella propria mappa del mondo, riuscire a sedurlo e gestire magari delle obiezioni per raggiungere degli obiettivi, concludere una vendita o chissà quale altro scopo tu ti prefiggi nella comunicazione. Ma veniamo al primo utilizzo. Per stare antipatico a qualcuno e mettere un muro tra te e l'altro è sufficiente utilizzare una parola magica. Questa parola magica è no. No in comunicazione è quello che viene chiamato un ancoraggio auditivo depotenziante. Suona molto credibile, detto così non ti pare? Un ancoraggio uditivo depotenziante perché? Perché è il suono no. Un qualcosa che ci ricorda tutte le volte che nella vita abbiamo sentito la parola no. Esempio, la prima volta che tu desideravi, che ne so, che la mamma ti comprasse un gioco e lei ti diceva no, tu scoppiavi a piangere. Quando volevi i pandistelle prima di cena, dico pandistelle o cioccolato prima di cena, la mamma ti diceva no, tu ti mettevi a piangere. Quando, che ne so, da adolescente chiedevi alla bella della classe di uscire con te e questa naturalmente ti diceva no, tu scoppiavi a piangere. E ben inteso, per un adolescente il rifiuto, equivale alla crocifissione in sala mensa per Fantozzi, quindi un grande dolore associato e scatenato proprio da quel no. Quando poi arrivi a 19 anni e magari ti proietti sul mondo del lavoro e mandi in giro i primi curricula, e i primi datori di lavoro ti dicono no, associato a quel no c'è dolore, incapacità di emanciparsi, incapacità di pagare le spese, per esempio. Mettiamo che ti metti nella vendita e prima o poi nella vendita sarà un cliente che ti dirà no, il tuo prodotto non lo compro. E quindi quel no significherà ho difficoltà a pagare il mutuo, difficoltà a pagare l'affitto, difficoltà a pagare il leasing della macchina, difficoltà a mantenere, che ne so, una famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa significa questo? Significa che
Associato alla parola no, il tuo cervello evoca tutta una serie di emozioni depotenzianti che sono state scatenate proprio dalla parola no. Ora, non significa che quando il tuo cliente sente la parola no, si mette a piangere perché si ricorda che a 3 anni voleva i plan di stelle e la mamma non gli comprava. Non si tratta di questo, d'accordo? Ma di fronte al suono no, il cervello va a ricercare il significato emozionale, quindi l'emozione che ha associato a quel suono quasi fosse un interruttore emozionale. Dice, ok, questa parola rievoca delle emozioni potenzianti o depotenzianti per me? Nel caso che ti ho appena descritto, il suono no è associato a tutta una serie di ricordi inconsci per lo più negativi che la persona appunto associa a questo no, perché ogni volta che ha sentito la parola no ha avuto questa reazione emozionale, diciamo, negativa. Allora, la prima tecnica è proprio questa. Per stare antipatico al tuo interlocutore è sufficiente che tu dica no. La ridondanza della parola no è l'espressione di un disallineamento emozionale rispetto al tuo interlocutore, ma anche qualcosa che tu puoi utilizzare a tuo vantaggio per interrompere una comunicazione che non è interessante per te, che non è funzionale per te, per un prodotto che magari non ti interessa. È sufficiente dire no. La stessa tecnica, rovesciata dall'altra parte, la puoi utilizzare a tuo vantaggio. Cioè, anziché dire no, evitare la parola no. Perché? Perché ogni volta che tu dici no, nella neurologia del tuo interlocutore si evocano delle emozioni negative. Di conseguenza, siccome il suo comportamento altro non è che non l'effetto di una causa emozionale inconscia, evita di dire la parola no a beneficio di altre parole, come sì. Ma la prima tecnica molto semplice che ti voglio passare per oggi è proprio evita dire no con quelle persone con cui vuoi costruire una cornice di fiducia, una cornice di accordo, quello che in PNL viene chiamato rapport, cioè una cornice di reciproca stima e fiducia col tuo interlocutore. Quindi, prima tecnica di persuasione oggi è evita di dire no con le persone con cui vuoi stringere una relazione, vuoi sedurle, seducere, condurle a te, vuoi persuaderle, vuoi vendere, vuoi costruire un rapporto, eccetera, eccetera. Al contrario, di no con quelle persone con cui vuoi mettere un muro. Quindi prima tecnica è quella associata alla parola no. Lo stesso identico effetto viene evocato da quelle che in linguistica vengono chiamate congiunzioni avversative. Le congiunzioni avversative, lo dice l'espressione stessa, sono delle parole che congiungono due persone o due frasi mettendo le tesi in avversione. Faccio un esempio. Le congiunzioni avversative possono essere ma, però, tuttavia, tu immagina il significato delle parole su cui spesso noi non ci concentriamo. Sono d'accordo con te, tuttavia la penso in quest'altro modo. Okay? Le parole hanno un significato, torniamo a pensare al significato delle parole. Quindi, ma, però, tuttavia, invece, anche se, eccetera, eccetera. Queste sono definite, sebbene sia più aulico, però sebbene sono tutte congiunzioni avversative. Quindi mettono in avversione te con il tuo interlocutore. Ancora una volta, dipende dallo scopo che vuoi raggiungere. Se tu vuoi creare avversione col tuo interlocutore, mettere in contrapposizione la tua tesi con quella dell'altro, se tu vuoi interrompere quella comunicazione, è sufficiente che fai largo uso di queste congiunzioni avversative. Se al contrario tu vuoi comprendere, gestire un'obiezione, oppure riuscire a sedurre, a convincere, a vendere, a persuadere, eccetera, eccetera, il tuo interlocutore, è bene che eviti come la peste quelle che vengono chiamate congiunzioni avversative. Quindi quando tu parli con una persona, discuti con qualcuno, può essere dalle cose più semplici, dove andiamo a mangiare stasera, piuttosto che compri o non compri questo oggetto che, o servizio che sto tentando di venderti. Sappi che ogni volta che utilizzi queste che vengono chiamate congiunzioni avversative in una fase iniziale di rapport, metti in un'inconsapevole avversione te e il tuo interlocutore. Che cosa utilizzare al posto delle congiunzioni avversative? Una lettera magica, la lettera forse più importante di tutta la comunicazione, che è E. Facciamo degli esempi concreti. Supponiamo che tu vuoi questa sera andare a mangiare la pizza e io ti dico
Ok, tu vuoi andare a mangiare la pizza, però io ho voglia di carne. Ecco, la fase iniziale della mia comunicazione, che è, ok, tu vuoi andare a mangiare la pizza, il però io voglio mangiare carne stasera, quello che fa è annulla tutto quello che precedentemente ho sostenuto, o tutto quello che tu precedentemente hai sostenuto. Quindi il ma della serie, tu vuoi andare a mangiare la pizza stasera, tu vuoi uscire a discoteca stasera, ma io voglio starmene a casa, ecco, la congiunzione avversativa mette in avversione il tuo punto di vista con quello del tuo interlocutore perché di fatto ha una proprietà, cancella e nega al pari del no tutto quello che è stato precedentemente sostenuto da te o dall'altro. Esempio. Se io ti dico sei un valido collaboratore, sono davvero felice del tuo progresso a livello professionale, ma la promozione la do a pincopallo, ecco che tutta la fase iniziale del mio costruire una relazione con te è stata spazzata via da qualcosa, da quel ma io, l'aumento di stipendio, la promozione la do al tuo collega. Okay? Quindi quando io utilizzo le congiunzioni avversative, di fatto nego al mio interlocutore la sua mappa del mondo, il suo punto di vista. Se al contrario dico, questa sera tu vuoi andare a mangiare la pizza, e che ne diresti di andare a mangiare carne? Ecco, in questa fase le, che è la parola, come dicevo, forse più importante, la lettera più importante di tutta la comunicazione, quello che fa è ti riconosco il tuo punto di vista e amplio la tua mappa del mondo mostrandoti delle alternative. Esempio, supponiamo che io sto vendendoti un prodotto e supponiamo che tu mi dici questo prodotto è troppo caro. Che cosa accade se io ti dico no, non è vero, non è troppo caro? Oppure sì, è caro, ma vale. Ecco, in qualche modo nego la tua capacità di espressione, nego la tua idea. E metto la mia tesi, cioè vale, questo oggetto è di valore, in contrapposizione con la tua. Se io al contrario dico, un esempio casuale, tu mi dici questo oggetto è troppo caro, io dico sì, è vero, e non solo è troppo caro, sappi che è il più caro di mercato e proprio per questo è quello di maggior valore. Quello che è accaduto è che ho sostenuto la stessa identica idea di prima, ma con il ma, scusa il gioco di parole, ma con il ma l'ho messa in una contrapposizione, mentre con le ho fatto una sorta di ampliamento della tua mappa del mondo. Sì, è vero, è caro, e ti dirò di più, è il più caro sul mercato, ed è proprio per questo che è quello di maggior valore. Ecco, vedila figurativamente in questo modo. Tu sostieni una tesi, io dico, ok, va bene, ma le cose stanno così. Il ma spazza via la tua rappresentazione soggettiva, le tue idee che sono frutto del tuo vissuto, della tua esperienza, della tua mappa del mondo. Se io invece dico, tu mi dici, ok, questa cosa costa troppo, io dico, sì, è vero, hai ragione. Se la penso in questo modo, è un po' come se io facessi un passo dalla tua parte, cercassi di comprendere che cosa ti ha spinto a sostenere quella tesi. Su questo punto vai a vedere il video della RT Experience legato a PNL e massoneria. Questa tecnica è squisitamente massonica in questa accezione. Quindi io entro nella tua mappa del mondo, dico sì, è vero, hai proprio ragione, fammi capire il perché. E considera anche questo. Quindi il ma e no metto in avversione, mentre le fa un'espansione di quella che è la visione soggettiva di un individuo. È come se tu abitassi nella sua neurologia, gli riconoscessi quell'idea e la espandessi con la tua. Tanto più tu mostrerai rispetto delle tesi altrui, tanto più gli altri porteranno rispetto delle tue, tanto più mostrerai rispetto di quello che le persone hanno vissuto, di quello che sono le idee che manifestano, di quelle che sono le obiezioni che effettivamente ti avanzano, tanto più loro saranno ben disposte poi ad ascoltare una visione alternativa rispetto magari alla loro visione paralizzante delle cose. Questo accade anche nelle discussioni, nelle obiezioni con i clienti. In definitiva, questa è una tecnica, passami il termine simpatico, per avere sempre ragione. Perché fin tanto che tu fai un passo dall'altra parte e prima di mettere in avversione la tua tesi o prima di sostenere la tua idea, di fatto argomenti la tesi altrui e poi la estendi, ecco che non potrai mai essere in torto. Perché in primo luogo avrai cercato di
comprendere che cosa spinge il tuo interlocutore a pensare in un determinato modo. E poi avrai espanso quella visione quasi come una reazione causa-effetto, e proprio per questo, e considera anche, e la mia opinione è, che espande quella linea di confine. Se è vero quello che diceva Wittgenstein, che i limiti del mio linguaggio formano i limiti del mio mondo, questa tecnica per avere sempre ragione semplicemente espande quello che sono i limiti linguistici di una discussione. Quando studiavo ad Harvard, mi ricordo che mi hanno insegnato una tecnica e mi dicevano: quando tu prepari una negoziazione, ricordati che prima devi prepararla come se fossi la tua controparte, come se fossi il tuo avversario. Perché se tu consideri solo il tuo punto di vista, solo le tue idee, è ovvio che hai ragione, ma all'interno del tavolo negoziale è difficile riuscire a fare un gioco di forza. Mi viene in mente, chi risponde al fuoco contro il fuoco vedrà bruciate le proprie case due volte più velocemente. Questo, se ben ricordo, è un detto etiope. Chi risponde al fuoco con il fuoco vedrà bruciare le proprie case due volte più velocemente. Cosa significa? Che se è un gioco di forza, chi vince? Chi ha più soldi? Chi ha più tempo? Chi ha più gradi? Chi ha più gerarchia? Ma alla lunga questo deteriora quello che viene chiamato il contratto sociale, la relazione con un interlocutore. Ecco che se tu ti abitui a walk in someone else's shoes, si dice in Inghilterra, quindi camminare nelle scarpe di qualcun altro, mettersi nei panni, si dice in italiano, di qualcun altro, e analizzi il suo punto di vista, quando poi ti siedi al tavolo ed emergono le obiezioni su cui tu ti sei già preparato, sei pronto a spiazzare il tuo concorrente o il tuo avversario o la tua controparte, perché quando viene emersa un'obiezione, anziché metterti in avversione, quindi rompere quel contatto sociale, quello che fai è argomentare i motivi per cui lui ha effettivamente ragione a sostenere quell'idea, a sostenere quella tesi, a portare avanti quell'ideale. E dopo che hai abitato nelle sue scarpe, estendi con un "e" quella che è la tua tesi. Della serie lo puoi applicare nelle cose più semplici, come discussione: è meglio il gelato alla vaniglia, il gelato al cioccolato, oppure guerra sì, guerra no, oppure aborto sì, aborto no. Mano a mano che naturalmente alzi la posta valoriale in gioco, tanto più risulta magari difficile controllare una tecnica. Ma ti assicuro che vincere nella discussione "è meglio la vaniglia rispetto al cioccolato" non è tanto diverso da vincere rispetto a "questo oggetto di valore, questo oggetto non vale". Facciamo un esempio: se tu sostieni, il mio gusto preferito è il cioccolato, per la cronaca, che il gelato al cioccolato è il migliore dell'universo, e io ti dico "no, non è vero, il migliore è la vaniglia", non riesco a convincerti, non riesco a persuaderti. Ma se io dico "wow, il gelato al cioccolato è davvero straordinario e l'abbinamento che a me piace di più è quello con la vaniglia", quello che ho fatto è: ho riconosciuto il tuo gusto e poi ho esteso, portando avanti la mia tesi, la mia preferenza, cioè il gelato alla vaniglia, mettendolo in relazione. Se tu mi dici "sì, però il gelato al cioccolato è molto meglio di quello alla vaniglia", ti dico "il gelato al cioccolato è indubbiamente il più buono, fatto sta che è il preferito dei bambini". E poi fortunatamente si cresce, e si scoprono altri gusti. Si scopre per esempio il gelato alla vaniglia, che è straordinario assieme al cioccolato, ed è straordinario anche con la frutta, per esempio. Ed è questa forse la superiorità della vaniglia, che si abbina benissimo al gelato al cioccolato, così si abbina benissimo al gelato alla frutta. Che cosa ho fatto? Ho riconosciuto la tua mappa del mondo, e a poco l'ho estesa, portandoti piano piano dalla mia parte, sostenendo quindi la superiorità della vaniglia. Come utilizzare questa tecnica? Si utilizza nelle piccole discussioni di ogni giorno, su cui ti consiglio di fare pratica, si può utilizzare nelle discussioni al tavolo negoziale, ma prima di tutto io voglio che tu sia consapevole di quanto inflazionate sono queste parole "no, ma, però, tuttavia" nel linguaggio comune. Quante volte le utilizziamo senza rendercene conto? Quante volte nei dibattiti in TV vengono utilizzate? Quante volte nelle discussioni in ufficio, a casa, oppure in televisione vengono utilizzate inconsapevolmente? E sono un segnale di una mancanza di una cornice d'accordo. Sono il segnale di incapacità di arrivare ad un punto comune di relazione e di comunicazione. Quindi la mia 7 Days Challenge per te oggi si basa su questo.
per 10 minuti al giorno ascolta delle persone discutere su qualcosa. Può essere un dibattito in televisione, può essere una discussione tra mamma e figlio, o tra mamma e papà, o tra due amici, per 10 minuti al giorno, non di più. E conta il numero di no, ma, però, tuttavia, sebbene, invece, che dicono. Semplicemente questo: tu per 10 minuti al giorno tieni un piccolo diario dove per 7 giorni consecutivi ascolti gli altri mentre comunicano. E mentre discutono, conta, ti do un consiglio, non associarti al contenuto, non associarti alla tesi dell'uno quanto dell'altro, semplicemente concentrati su fare attenzione a quante volte le persone mentre discutono utilizzano i no, i ma, i però, i tuttavia, i sebbene, e nota come alla presenza di queste parole non c'è verso che si arrivi ad un dunque. Quindi semplicemente tu ti metti lì col tuo tacchettino, con un foglio di carta, con un moleschine, e ascolti le persone discutere, oppure accendi la televisione quando c'è Porta a Porta, quando c'è un dibattito sul calciomercato, quando c'è una discussione nei talk show, poco importa. E per 10 minuti al giorno, quindi piccoli esercizi quotidiani, tu ti metti lì e conti semplicemente i no, ma, però, tuttavia, invece, fine dell'esercizio, chiudi il taccuino, stop. Qual è lo scopo di questo esercizio quotidiano che io ti consiglio di fare caldamente per i prossimi 7 giorni? E mi raccomando, non basta contarli così, è importante materializzare il proprio pensiero. Materializzare il proprio pensiero, segnarli su carta, contarli, fare, perché no, un bilancio. Tizio, il tal giorno uno ha discusso con Caio per 10 minuti e hanno detto 87 volte usato no, ma, però, tuttavia, invece o altre congiunzioni avversative. Quindi ti consiglio di materializzare, come dicevo, il tuo pensiero per 7 giorni. A che scopo? Siamo molto bravi nel vedere gli errori altrui, siamo un pochino meno bravi a fare un esame di coscienza su quante volte noi utilizziamo questo no, ma, però, invece, tuttavia. Allora, visto che quando si punta un dito contro qualcun altro se ne puntano tre verso di sé, lo scopo del mio esercizio è: nota prima per 7 giorni quante volte gli altri utilizzano queste parole e nota come questo si traduce in una inefficacia comunicativa, perché questo ti porterà alla lunga a consapevolizzare l'effetto nefasto, quando sei in trattativa o quando discuti con qualcuno, di queste parole sulla tua efficacia di persuadere o convincere qualcuno. Perché poi sarai portato, quando ti siedi naturalmente ad un tavolo negoziale, ad accorgerti quando la tua controparte utilizza, ad accorgerti quando tu le stai utilizzando. Della serie, questo prodotto è troppo caro, sì, ma, oh cazzo, l'ho detto anch'io. Ok, questo è ciò che accade nella tua neurologia, non di fronte al tuo interlocutore. Cazzo, adesso me ne accorgo, perché so che quando utilizzo queste parole non c'è possibilità che io chiuda la trattativa, non c'è... sarà molto difficile per me costruire una cornice di rapporto, una cornice d'accordo con il mio interlocutore. Quindi, esercitandoti a riconoscere quando gli altri lo utilizzano e mostrando come questa cosa produce risultati inefficaci, ti porterà inevitabilmente, con un esercizio di costanza, quando ti siedi a un tavolo o cominci ad accorgerti che stai utilizzando queste parole, a cambiare la modalità di comunicazione. Cambiando la tua comunicazione, cambieranno i pensieri del tuo interlocutore, cambieranno le sue emozioni, cambierà il suo comportamento e avrai più possibilità di persuaderlo, sedurlo, convincere, vendere. Qui dal Mondo delle Idee per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video.